Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È appena finita la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Coletani, Pisa Fiorel Pisalotto, dove ho visto il Pisa vincere per 3 reti a 1. Bene, io direi una buonissima prestazione da parte del Pisa, partito con l'idea giusta e la mentalità giusta. Dovevamo vincere e dovevamo prendere questi 3 punti che si sono e si stanno rivelando preziosissimi per quanto riguarda il quadro generale salvezza. Io direi che oramai a questo punto siamo, diciamo che ci siamo 43 per essere tranquilli e sereni, perché ancora la matematica non ci dà la salvezza certa, ma io direi a 44-45 siamo abbondantemente salvi. Io adesso sto facendo il video, ancora non ha giocato nello Spezia, nel Cosenza, ma vedremo. Ieri il Modena ha perso contro il Catanzaro, quindi alla fine a noi ci va bene così. Dan ha vinto, va bene, però alla fine, insomma, ancora per noi non ci, io credo che per noi non ci dovrebbero essere problemi. Insomma, siamo a 43, 44, massimo 45 e salvezza piena conclamata. Quindi va bene così, tiriamo un sospiro di sollievo. Perché va bene così. Andiamo a vedere, diciamo così, il quadro generale della partita di oggi. Ripeto, un buon Pisa chiuso con le idee giuste e la mentalità giusta. Alla fine anche il Ferrar Pisalò, insomma, alla fine è sceso in campo con l'idea di strappare il risultato per un discorso di salvezza. Pisa è stato concentrato nel primo tempo, al di là di forse 10 minuti dove la Ferrar Pisalò, insomma, è uscita fuori, si è fatta vedere. Pisa ha tenuto bene in mano il pallino del gioco e nel secondo tempo forse siamo andati in sofferenza un po' nell'ultimo, perché i giocatori stanchi, insomma, non si erano stanchi, hanno dato tanto, i cambi, insomma, qualcuno ha dato una spinta, la spinta giusta, Touré bene, poi si è messo in evidenza nell'ultimo gol, Valotti, bravissimo Valotti, due reti, e poi Arena, diciamo così, ha firmato la seconda. Sostanzialmente io oggi sono stato contento, forse insomma Calabrese andava sostituito prima, ecco, secondo me andava messo magari De Vitis prima, però perché poi il gol è venuto fuori proprio al momento, insomma, così che diciamo era fuori Calabrese, quindi vabbè, va bene così, ecco. Io avevo paura all'ultimo. Agli ultimi minuti era veramente febbricitante, insomma, per la paura di andarla a pareggiare questa partita, ma meno male che, insomma, è arrivata la terza rete, il sospiro di sollievo, diciamo, si è abbassata la saracinesca definitivamente. Beh, che dire più? Nicolas 6,5, oggi ci ha messo il suo, bravo, non ha potuto niente su Dubiskas, ma vabbè, però ha fatto 2 o 3 interventi veramente importanti. Quindi bene così, Calabresi 6,5, tra i protagonisti di giornata, direi Calabresi, vetta un passaggio da trequartista servendo l'assist per il gol di Valoto. Hermansson 7, perché ha tenuto bene la posizione, è stato, diciamo così, un semaforo rosso per gli attaccanti della Ferrar Pisalò, che non ha giganteggiato sulla mantia. E quindi bene la prestazione di Hermes. Beruato 6, mi è piaciuto il giusto oggi. Ecco, mi è piaciuto il giusto. Barbieri 6,5, dopo aver scontato la squalifica con il Brescia, è tornato in campo e secondo me ha giocato una bella partita. E Steves 6,5, peccato per l'ammonizione, è andato vicino a Caladò. Comunque è una bellissima partita. Ricordiamo. Ci ricordiamo che ha preso il palo, peccato, perché se no la partita sarebbe stata chiusa prima. Dal 55esimo è entrato Touré, un bel 6, perché è entrato bene in gara e poi è stato protagonista nell'ultima rete di Valote. Marin 6, ordinaria amministrazione per Marin, quindi io direi una partita buona in fase di impostazione. D'Alessandro 6,5, quando si accende bene,
è un motorino in fase di impostazione. Da Alessandro, Alessandro, 6,5, abbiamo detto Arena, Arena io darei un bel 7,5, 7,5 Arena, perché solo ha trovato il gol, ma la brillantezza, la freschezza che ha dato questo ragazzo, secondo me, ha messo in difficoltà la Feral Pisolo. Al 71esimo entratore grossa, 6. Poche occasioni ci sono state per lui per mettersi, insomma, per rendersi pericoloso, però Torre Grossa che secondo me ha inciso, anche se ha giocato pochi minuti, insomma una ventina di minuti li ha fatti tutti. Valotti 8 perché ha fatto due reti e hanno consolidato il risultato, e ci hanno permesso di prendere 3 punti, ripeto, preziosissimi. Quindi io direi oggi a Valotti un 8 super meritato. Bonfanti non mi è piaciuto oggi, peccato non ha trovato la rete, ma non mi è piaciuto, il giusto 5,5 a Bonfanti, scusate, perché poteva e doveva fare di più. Al 55esimo Moreau 5, questo è quello che penso io, perché Moreau sì, prova a tenere la squadra, ma non è secondo me il giocatore che noi, almeno che io, non mi piace un 5. Poi insomma commentate, vedete voi, però per me un 5, un 5 secco. Bene, detto questo, questi sono secondo me i giudizi, i voti dei ragazzi. Comunque fondamentalmente una partita che dovevamo vincere, io l'avevo detto anche nel video scorso, se vi ricordate, 3 punti, 3 punti oggi dovevamo prendere e 3 punti oggi abbiamo preso. Quindi bene così, perché alla fine a me quello che interessa è la salvezza, poi quello che viene viene, insomma, ecco, nel senso, io spero di finire il campionato secondo manca 45, va bene così, cioè, nel senso, salvo comodo, va bene così. Ripeto, mentre vi sto parlando ci sono altre 2 partite, quindi diciamo sotto i riflettori c'è il Cosenza, c'è lo Spezia, e quindi niente, insomma, ecco, queste sono, diciamo così, le partite che ci interessano di più oggi. Poi per quanto riguarda l'allenatore, cioè il predestinato, non mi pronuncio. Però insomma, ecco, io direi oggi la sufficienza, diamogli una sufficienza, ma quello che sono stati i ragazzi oggi che hanno veramente detto la sua, e che fondamentalmente dovevano vincere una partita che abbiamo vinto. Bene così, sono contento così, perché io direi che la salvezza ormai è un passo, insomma ci siamo. Anche se, ripeto, non abbiamo la certezza matematica, però alla fine insomma abbiamo ancora partite, abbiamo la Cremonese, abbiamo il Sudtirol, poi abbiamo insomma l'Ascoli e via dicendo, quindi va bene, alla fine siamo contenti così. Poi se viene qualcosa di più, viene qualcosa di più, se verrà qualcosa di più, verrà qualcosa di più. Quello che mi interessava era la salvezza, ci siamo, punto, 2 punti, siamo lì. Ci siamo, ecco, io credo che ci siamo, quindi sono contento, tiro un sospiro di sollievo, perché dalla prestazione col Brescia, meno male, oggi ne siamo usciti. Ferrar Pisolo, ripeto che tutto sommato, anche loro hanno detto la sua, ma però i nostri ragazzi sono stati veramente bravi oggi a mantenere il risultato e a consolidare la vittoria che ci voleva in tutti i modi. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, commentate, e io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!